che sia parte di tutte le manifestazioni che si è cercato di organizzare durante, diciamo, in questo mese, il mese di agosto. Io devo ringraziare prima di tutto il sindaco qua presente, l'amico Angelo Gardelli, che è stato uno dei promotori di dare inizio a, diciamo, un certo collegamento, un certo contatto fra Bardi e Fornovo. Io penso che questo sia un inizio di un qualche cosa fra i due comuni che esistono nella stessa vallata. Sicuro che noi non siamo all'altezza del comune di Fornovo, perché le nostre possibilità non sono a questo livello, però io penso che, sì, che con questo possiamo cominciare a iniziare un rapporto così cordiale con questa partita a scacchi e con altre cose che possono venire. Di nuovo il mio ringraziamento alla Pro Fornovo, al caro amico qua Angelo Gardelli e a tutti i partecipanti. Buon divertimento, grazie. Porgo anch'io il saluto del comune di Fornovo, di tutti i cittadini di Fornovo, ai cittadini di Bardi e il mio personale. Ringrazio della vostra ospitalità, ringrazio il sindaco Pelizza, e parlava il sindaco di questo collegamento, di questo feeling che c'è stato fra il comune di Fornovo e il comune di Bardi. Bene, sì, è stata una cosa che è nata circa 3 mesi fa, all'inizio dell'estate, con la prima partita a scacchi a Fornovo. Ha avuto successo e l'abbiamo voluta ripetere qui, in quel di Bardi. Non sarà senz'altro questa l'unica manifestazione che faremo insieme, probabilmente quest'altr'anno organizzeremo qualcos'altro. Sempre qualcosa per tenerci uniti, non solo come amministratori, ma anche come cittadini. Ringrazio ancora tutti voi e buon divertimento. Ricordiamo che la partita vuole essere un momento di spettacolo e non una competizione tra i due comuni. Seconda mossa per il bianco. No. G1 sulla nostra destra. D4 per il secondo. Molto bene. E quindi c'è una presa del pedone nero. Con presa di pedone bianco. La bianca da D1 a D5. A G5. Andando da F8 della casella E7. Pedone bianco con presa di pedone nero. Posto a D6 la regina dei pezzi neri con presa di pedone bianco. Situazione ancora di parità, 2 prese per parte. 3. H7 ad H6. Siamo giunti alla nona mossa, alla casella E3. Da C7 alla casella C6. Decima. La regina nera abbandona la scacchiera. Alla decima mossa,
le due regine lasciano la scacchiera. No. Mossa conosciuta come arrocco lungo. Il re bianco va in C1, la torre in D1. È avvenuto l'arrocco dalla casella F1 alla casella C4. A6 per il cavallo nero. Grazie Mario. È un attimo, se abbiamo sbagliato. Dalla casella H1 alla casella E1. E non è possibile la 1. È scoperta. Giocatori, eh. Casella rotta in alto altiere. Altiere nero. Da C8 a E6. Bianco su F3. Viene condotto alla casella E5. Il re in casella G8, la torre in casella F8. È la quattordicesima mossa per il nero. La mossa del bianco dalla casella E4 alla casella C6, E6, compresa di altiere bianco. Situazione ancora di parità. Da F2 ad F4, il pedone bianco. Sposta lateralmente la torre nera da F8 in D8. Da D1 in D8 con conseguente presa della torre nera.